arriva il diluvio. Arriva il diluvio e noi cosa facciamo? Chiudiamo gli occhi oppure ci giriamo dall'altra parte. O quando sentiamo l'acqua alle caviglie, magari saliamo su un gradino per non farci prendere. Arriva il diluvio e intanto noi parliamo d'altro. Ci sono i mondiali di calcio, il Natale che arriva incombente e non ci rendiamo conto di quello che succede, come racconta Gesù nel Vangelo di oggi, accadeva al tempo di Noè. Come dire, davanti a tutto il caos, davanti alla guerra che non è soltanto fra Russia e Ucraina, che è diffusa ormai a macchia di leopardo dappertutto, davanti a tutta l'incombenza, la paura, davanti a tutto quello che succede, cosa facciamo noi? Facciamo finta di niente, tutto sommato. Che ci possiamo fare? Ed è per questa ragione che abbiamo bisogno di uno come Isaia, che avete sentito profetizza. E attenti che Isaia non sta parlando a un popolo pasciuto, tranquillo e sistemato, ma un popolo in continua lotta contro popoli più grandi, il popolo di Israele, che in qualche modo fanno di tutto per prendersi questo piccolo pezzo di terra strategico nel passaggio fra il continente africano e quello asiatico. Arriva il diluvio. E questo è il tema di questa prima domenica di Avvento. Benvenuti in Avvento allora, questo tempo così importante in cui come Isaia siamo chiamati a profetizzare, cioè non a pensare a cosa succederà dopo, ma cosa succede alzando lo sguardo, andando oltre. Benvenuti in questo Avvento di questo anno del Signore 2022. Prepariamoci, il Signore viene. E mi verrebbe da dire Isaia, sai Isaia, non soltanto hanno ripreso le falci e le hanno di nuovo forgiate in spade, non soltanto hanno preso gli aratri e ne hanno fatti cannone, ma ormai l'intelligenza dell'uomo è tutta concentrata al male, tutta la tecnologia, le cose belle che abbiamo imparato nel gestire la natura e la scienza molto spesso sono diventate armi di distruzione, come ormai quasi unico solo, dice spesso Papa Francesco. Eppure in tutta questa tenebra, in questo diluvio che viene, come San Paolo siamo chiamati a splendere come le stelle. Più fa buio e più dobbiamo risplendere. Più le cose non funzionano e più siamo chiamati a coltivare la speranza. Appunto, non a guardare al dopo, tutti spaventati, come dicevamo due domeniche fa e come domenica scorsa, a conclusione dell'anno di Luca, abbiamo detto no, Cristo è il Re dell'Universo. Siamo chiamati a fare qualcosa di grande, ad alzare lo sguardo. E queste quattro settimane che ci preparano all'ennesimo Natale sono qui apposta, capitano a fagiolo davvero, per provare a cambiare il nostro cuore. Non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce. Siamo qui ancora una volta per fare di questo tempo un tempo di cambiamento dei cuori, per accogliere il Signore che continua a venire. Il tempo di Avvento ci ricorda una cosa molto semplice. Gesù è venuto nella storia e tornerà nella gloria. E in questo tempo di mezzo, non la terra di mezzo, in questo tempo di mezzo ci siamo noi. Siamo noi che siamo chiamati a fare questa cosa bellissima, anche un po' inquietante, e cioè a rendere presente il Signore. Sapete che il Signore Gesù ci ha affidato la costruzione del Regno e la Chiesa potrebbe essere, la Chiesa che faremo è questa comunità di uomini e donne, fragili come tutti, che si sono lasciati incontrare, che si sono scoperti amati. E tutti gli anni, nell'anno liturgico, molto bello, ripercorriamo questa storia di salvezza, dall'annuncio, dal racconto, dalla speranza, da quello che non ha funzionato, fino al momento in cui Dio, nella pienezza dei tempi, ha deciso di venire in mezzo a noi. Allora, come dire, questo tempo di Avvento che ci prepara al Natale ha tre direttrici. Da una parte ci aiuta a guardare indietro e così faremo una specie di memoria storica, come quando si ricorda un grande evento, l'anniversario di matrimonio, o il momento della tua ordinazione, oppure che so, il momento in cui è nato qualcuno, no? Ma nel contempo stiamo guardando in avanti a quando il Signore tornerà nella pienezza dei tempi. Ma qui in mezzo ci stiamo chiedendo, quest'anno, non l'anno scorso, non ricordate il tristissimo Natale di 2 anni fa con la pandemia, ci stiamo chiedendo, ok, ma Paolino, il Signore ancora è nato nel tuo cuore? Vuoi ancora che nasca nel tuo cuore? Perché il Signore viene, a noi di prepararci e questo tempo ci aiuta ancora una volta a fare un focus sul nostro atteggiamento.
Così il Vangelo che abbiamo letto, e quest'anno sarà Matteo ad accompagnarci, grazie Matteo per questo percorso, è un Vangelo un po' impegnativo, apparentemente un po' ci spaventa, ma in realtà è un Vangelo molto bello, perché dice appunto: stai attento, perché arriva l'alluvione del cuore, arriva questo torrente in piena che il Signore viene e tu rischi di non esserci. Allora va letto qui e oggi, non come qualcosa di catastrofico, ma da importante, di bello. Matteo dice, riportando le parole di Gesù, verrà come un ladro. Viene come un ladro perché io sono prezioso, verrà come un ladro perché Dio mi considera un tesoro, viene per prendermi qui adesso, che non vuol dire morire, ma vuol dire al contrario, finalmente imparare a vivere. Uno sarà preso e l'altro lasciato, e tutti noi a dire speriamo di essere lasciati, no, speriamo di essere presi, speriamo che nel caos, nella quotidianità, così come ci viene descritta da Gesù, in questo tempo che si è fatto breve e che in qualche modo ci spaventa, speriamo davvero di avere la lucidità, di avere la forza, di avere, come dire, la prontezza d'animo di accorgerci di essere presi, di accorgerci di essere presi da Dio che ci considera come un tesoro, di accorgerci che la nostra vita non è soltanto le cose che facciamo, ma chi siamo e come possiamo fiorire, cosa possiamo diventare. Uno preso e l'altro lasciato. Registro questo video di solito con qualche settimana di anticipo e, come forse avete saputo alcuni di voi, una settimana fa, come oggi, ho avuto un momento molto difficile, nel senso che ho avuto un infarto. E riflettevo con la mia cardiologa, del tutto inatteso, ci tengo a sottolinearlo, con la mia cardiologa mi diceva: guarda, sei stato veramente fortunato e benedetto e accompagnato, perché di solito statisticamente una persona su due che subisce un infarto muore. E ho detto: boh, io ero abbastanza pronto, però se sono qui è perché si vede che devo fare qualcosa, tra cui questo. Sapeste quanto mi ha fatto riflettere questo uno preso e l'altro lasciato? Davvero la vita è qualcosa di importante, non voglio fare i soliti discorsi, però vivere il momento, vivere tutto quello che facciamo, vivere la luce di questo autunno, vivere le cose belle che possiamo vivere, illuminate dalla presenza del Signore. Uno preso e l'altro lasciato. Signore, prendimi, perché io possa davvero avere uno sguardo diverso in questo Natale. Io posso sapere che Tu ancora, attraverso di me, vuoi salvare questo mondo. E noi guardiamo, perché non è soltanto un diluvio catastrofico, ma se lo desideriamo è anche un diluvio d'amore. È anche qualcosa che ci può portare davvero a convertire il nostro cuore, per chiederci se lo vogliamo far nascere questo Cristo di Dio nelle nostre vite. Se ci rendiamo conto, se cogliamo, come sa fare Isaia davanti a un momento molto drammatico, come scrive Paolo e come vede Gesù, se siamo chiamati a lasciarci prendere dalla presenza del Signore, per cui siamo un tesoro prezioso, per cui Lui viene come un ladro di notte. Allora l'augurio che vi faccio è: siateci, fate qualcosa. Io so che già lo fate, se guardate questo video, se ci tenete perché avete fatto un piccolo percorso, bene, questo è il tempo ancora più forte, un tempo di setaccio, è un tempo in cui si passa dalla religione alla fede, come ho visto dire ancora una volta magnificamente in una conferenza, in questa mia convalescenza col grandissimo padre Mirko Rupnik. Sì, è vero, questo è il tempo in cui passare da un'appartenenza esteriore, bella, cara, santa, no, bello Natale, viva le musiche, viva gli zuccheri, viva tutto, ma attento al diabete spirituale, da qui passare a dire: Signore, io ci sono e Tu abiti il mio cuore, perché ancora una volta questo Dio che mi viene incontro, questa è la differenza, la nostra è l'unica religione in cui alla fine Dio muore, ma muore per amore, muore donato, muore osteso. Perciò vogliamo in qualche modo, ancora una volta, anche se abbiamo fatto tanti Natali, anche se abbiamo fatto tanti avventi, anche se saremo distratti e sarà faticoso perché ci siamo lasciati un po' rubare questo Natale, allora vive i doni, vive i regali, fateveli, pensate già al veglione di Capodanno, pensate al pranzo di Natale, fate tutto, ma soprattutto auguratevi di essere presi dall'innamoramento profondo di questo Dio che per amore ci viene incontro. Buon cammino di avvento. Io sto bene, state tranquilli. Sappiatevi amati.